città si rispetta il codice della strada? No. Come mai? Che succede? Dipende dall'educazione degli individui, questa è tutta, dalla responsabilità che uno avverte nei confronti di sé e degli altri. I pedoni sono indisciplinati? Devo essere sinceri, i pedoni mi sembrano meno indisciplinati, sono più gli automobilisti, devo essere sincera proprio. E secondo lei che si può fare per arginare questo? Coscienza civica. Ma i controlli ci sono qui in città? La polizia municipale lei la vede? No, pochissimo, quasi assente. Anche questo contribuisce? Certamente, però io non credo nella punizione e nel castigo, credo piuttosto nella formazione personale, quella è la coscienza che si deve formare, non altro. Educazione civica forse 5 per Torre del Greco. C'è ancora da fare? Secondo me sì. Questa città si rispetta il codice della strada? No, vabbè, no, non sempre diciamo così. Non i pedoni attraversano senza guardare, i motorini sfrecciano. Senza guardare, gli automobilisti non si fermano quando sulle strisce, non tutti, ma c'è un pochino di lassismo e maleducazione. Se dovessimo dare un voto al rispetto del codice della strada a Torre del Greco? Oddio, un 5 va? Non ci arriviamo alla sufficienza? No, penso proprio di no. Si fa fatica anche un po' al rispetto delle norme perché non c'è neanche chi le fa rispettare. Ecco, agli incroci lei li vede gli agenti di polizia municipale? No, quasi per niente. Eppure ci dovrebbero essere. Certo. Avremmo bisogno di più vigilanza forse. Lei non li vede i controlli per strada, gli incroci? Non sempre. Siamo un po' indisciplinati. Se dovesse dare un voto a rispetto del codice della strada a Torre del Greco, che voto darebbe? Beh, 4. Ma che vuoi rispettare? Venne mio nipote da Brescia, da Ravenna. Certo, nonno, ma qua non si può proprio camminare, ci vuole una patente diversa, una patente... Ok, quando stai per girare da una parte tu vedi dove devi vedere, però dall'altra parte ti passano davanti e ti passano davanti da destra e da sinistra. Quindi manca proprio l'educazione civica? Manca completamente, non manca solo quello, manca parecchia roba a torre. E chi dovrebbe fare opera di sensibilizzazione? È la gente stessa che dovrebbe fare opera. Poi vigili urbani non se ne vede in mezzo alla strada. Ecco, lei i controlli non li vede agli incroci? Ma che, dove stanno? Gli anziani sono penalizzati in questo, anche certo, se devono attraversare. Certo, è vero, sono molto penalizzati. La gente, come si dice, non le rispetta, quindi si parte anche perché la gente comunque è molto pure ignorante. Non c'è educazione civica? No, assolutamente no. Non si rispetta proprio, non c'è... Né pedoni, né automobilisti? Niente. Ognuno fa da sé, quindi... Gli incroci che sono? Il caos? Sì, semplicemente. Una cittadinanza di 100.000 abitanti che non ha i semafori già dice tutto. Io sono sempre del parere che ho la base di tutto ciò, di questa educazione, è dovuta sempre ai genitori. Purtroppo attualmente, mi dispiace dirlo, la vecchia generazione ormai non c'è più. E tutti i genitori, i genitori di adesso, diciamo, sono molto superficiali e non danno delle regole ben precise ai figli. E di conseguenza, non rispettando le regole, i pedoni fanno quello che vogliono loro, i motociclisti fanno quello che vogliono loro, e questo è purtroppo il. E si andrà sempre avanti per molto tempo. I vigili sono pochissimi sul territorio, quindi non è solo colpa del comune di Torre del Greco, ma vede proprio, è proprio il meridione che sta andando allo scavaccio.